Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Nello scorso episodio abbiamo completato il capitolo 4 e 5 della modalità storia di Asajj Ventress. Oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo videogame. Probabilmente quello che affronteremo oggi sarà l'ultimo capitolo, il capitolo 6, di questa modalità storia. Adesso vediamo se magari ci sono dei livelli extra. Signore e signori, eccolo qua, Asajj Ventress, capitolo 6, quell'ultimo ponte. Me la ricordo sta puntata di The Clone Wars. Le forze separatiste sotto il comando di Watt Tambor occupano ancora il pianeta Ryloth, ma la vittoria della Repubblica è a portata di mano. Il generale Jedi Mace Windu guida le forze repubblicane per liberare Lessu, la capitale dei Twi'lek. Vediamo un po', vedete che ha un unico ponte. Per raggiungerla praticamente dobbiamo attraversarlo, solo che i separatisti lo possono disattivare e se lo disattivano non possiamo avvicinarci. Infatti adesso è arrabbiatissimo perché dice: cosa state facendo? Ciao, disattiviamo sto ponte. Sì, magari potevate aspettare che i vostri uomini, anzi i vostri droidi si spostassero, ma va bene. Occhio! È rimasto schiacciato. Mace Windu ha un piano, eh. Povero clone. Allora, possiamo utilizzare lui oppure il comandante Ponz. Facciamo così, guardate. Devo recuperare un po' di gettoni. Comunque ho visto le battaglie campali su LEGO Star Wars, la saga degli Skywalker, e sono spettacolari. Completamente diverse da queste. Sì, ma non incastriamoci però. Quindi, intanto distruggiamo questi tre veicoli dei droidi. Più che altro perché avete visto che è apparsa la scritta 1 di 3. Vuol dire che 2 di 3. Vuol dire che se ne distruggiamo 3, forse riusciamo a sbloccare qualcosa di interessante, oltre a recuperare naturalmente un sacco di monetine. Uno di 5. Ci sono tanti oggetti nascosti su questa mappa. Allora, intanto tutti insieme adesso. Uno andato. E mini kit. No, inquadrami questo obiettivo, scusami. Ecco. 2 e 3. Ottimo. Quello lo possiamo distruggere? Forse sì. No, troppo distante. Allora, creiamo una caserma. Alcuni droidi sono rimasti schiacciati, fantastico. E ho bisogno di altri gettoni. Però prendo Mace Windu perché vorrei recuperare quel mini kit. Solo che non ci arrivo da qua. Devo salire a bordo di un mezzo. Questo va benissimo. Non cadiamo giù però. Dai, ok. Ottimo. Perfetto, vedete, una volta saliti a bordo potete tranquillamente recuperarlo. Vediamo se riesco a conquistare questo cannone. L'ho anche distrutto. No, me l'hanno richiamato. Accidenti. Adoro distruggere i droidi. Supporto aereo piccolo. AT-RT. Supporto aereo. Però per queste cose qua ho bisogno di più gettoni. Accidenti. Vabbè, mettiamo una caserma.
Intanto ci sono altri droidi qua. Occhio, ma steso malissimo. Facciamo fuori quel cannone lì. Bravissimi. Prendiamoci questo mezzo e andiamo a conquistare una nuova area. Adesso non so se vi farò vedere proprio tutta la battaglia, anche perché è abbastanza ripetitiva. Sì, ma... Ok, me lo sono preso. Non lo distruggo perché vorrei prima far saltare, per esempio, questo abbastanza velocemente, se possibile. Non so... Ah, ok, distrutto. E poi qui ci dovrebbe essere un satellite. Forse ce la facciamo. E c'è anche questo cannone qua, però non so se ci arrivo fin lì, Forse sì. Vediamo un attimo. No, non ci arrivo fin lì, troppo distante. Mi servono ancora un po' di monetine. Scusate, droidi, ma ho ancora bisogno di voi. Sì, 10.000, ottimo. Quindi adesso costruisco questo cannone qua, che posso utilizzare per far saltare quella fabbrica di droidi, quell'antenna che sta creando quella specie di scudo. Tanto ci arrivo. Poi se demolisco questo cannone, tenete in considerazione che fin là mi sa che non ci arrivo. No, infatti. Se demolisco questo cannone, mi sa che ho bisogno di altri 10.000 punti per costruirne un altro, Quindi a questo punto, visto che gli altri che sono sull'altra riva costano meno... No, mi ha distrutto quel mezzo lì. Il mio è ancora integro, per fortuna. Sono soltanto un attimo incastrato. Dicevo, mi conviene distruggere quelli là. Il primo lo mettiamo qua, perché ho ancora quello argentato da distruggere. Non costa neanche tanto. Guarda che prova a farmi saltare la caserma. Andato. Quindi ti sposto di nuovo. Dammi un po' di monetine, grazie. Ce n'è ancora uno lì, Beh, ma scusate, vado a prenderle ste monetine viola. Aia, m'ha ucciso. Devo disattivare lo scudo. Sperando che non lo riattivino. Doppio salto, Mace. Doppio salto. Si è incastrato lì in mezzo. Non ci credo. Ah, ok. Sono riuscito a farlo morire. Ho visto una piattaforma con una freccia. Quindi, vediamo un po'. Non riattivate lo scudo, per favore. Andato. Distruggiamogli lo scudo. Non è molto resistente. Ancora un colpo. Andato anche quello. Quindi vediamo un po'. Proviamo a non star lì a conquistare proprio tutte le aree, ma veniamo qua. Cos'è? Ah, ok. Dobbiamo costruire questi due generatori in quei due punti lì per probabilmente riattivare il ponte. Così possiamo liberarla.
Poi facciamo saltare il satellite. La parabola lì. E adesso possiamo costruire noi quello che vogliamo. Per esempio, un generatore d'energia. Proprio nel punto indicato dalla freccia. Basta premere B e seleziona la costruzione in automatico. Ponte riattivato. Ottimo. Una soluzione per sfondare quel portone è richiamare sul campo di battaglia una TTE. Vedete? Gli facciamo attraversare il ponte e possiamo utilizzare le sue armi contro la porta d'ingresso. Vedete? Vai che salta. Ancora un paio di colpi. E voilà. E possiamo entrare. Magari non con il mezzo perché mi sembra un po' troppo grosso. Però ci siamo. Sta cercando di scappare. Fermo lì, amico mio. Fermo lì. Catturato. E abbiamo completato anche questo livello. Fantastico. Abbiamo sbloccato il comandante Pons. Ragazzi, attenzione, perché qua al centro è apparsa una nuova missione, lo Zillow Beast. Direi di provare a completarla insieme. Epilogo. Lo Zillow Beast. Innumerevoli droidi separatisti hanno invaso il pianeta di Malaster, casa della bizzarra popolazione dei Dug. La Repubblica vede un'opportunità per testare la sua nuova bomba progettata per distruggere i droidi e lasciare illese le forze alleate. Vediamo un po', va? Perché ho paura che risveglieremo una strana creatura. Lo Zillow Beast. Ecco i droidi che si avvicinano. Vai, Anakin! Quella dovrebbe essere l'arma. Vedete? Danneggia i droidi, ma non danneggia i nostri soldati. Il Capitano Rex controlla. Come immaginavo, dobbiamo affrontare un'altra battaglia simile a quella che abbiamo dovuto affrontare prima. Quindi, che si fa? Qui vedo un mini kit, però mi sa che ho bisogno... No, ce l'ho fatta a prenderlo. Pensavo di aver bisogno di un mezzo più alto. Ok, nostro. Inquadriamo questo. Se non me lo distruggono sparandomi addosso. Eccola. Ce l'avevo quasi fatta, eh. Grazie, droidi. Vabbè, ne costruiamo un altro recuperando questa zona. Intanto facciamo fuori i droidi che spuntano fuori. Ah, forse ho capito, aspettate. Infatti, dobbiamo conquistare soprattutto questa zona qua. E per conquistare questa zona qua, occhio, dobbiamo disattivare i vari scudi. Bisogna distruggere quella torre, che è ben protetta. Quindi... qui sicuramente dobbiamo creare un cannone, però non ho abbastanza monetine, accidenti. Pensavo di averne molte di più. Beh, ma di droidi in giro ce ne sono sicuramente. Eccoli qua. Grazie. Bisogno di ancora un
po' di monetine. Sì, adesso sì, ottimo. Allora, cannone che però possiamo mettere qua. Spendiamo il meno possibile. Tanto costano tutti 5.000. Allora, distruggiamo il generatore di scudi. E uno è andato. Poi dobbiamo distruggere anche l'altro. L'altro si dovrebbe trovare qui sotto. Infatti. Però non ci possiamo avvicinare. Praticamente ci obbligano a... Ah, ma ha distrutto anche il mezzo di trasporto. Vabbè. Praticamente ci obbligano ad avanzare passo dopo passo. Mace, occhio che hai soltanto un cuoricino, eh. Stai per lasciarci le penne. Anakin, proteggimi. E questa zona è nostra, quindi è stato bello. Cloni. Cloni con blaster. Vediamo un po'. Ho conquistato quasi tutte le zone, eh. Questa ha uno scudo. Cosa c'è dentro però? Attention. C'è il generatore di scudi. Ragazzi, ho bisogno di voi. Facciamolo saltare, grazie. Dai, ma povero Capitano Rex. Abbiamo distrutto tutto? Sì. Sì, perfetto. Abbiamo distrutto tutto. Posso già creare uno di quei cannoni che sciolgono... Che sciolgono le strutture dorate. Perché se non sbaglio costa 20.000. Eccolo che arriva. Beh, droidi spazzati via senza problemi. Occhio al cannone qua. Devo mettermi da questa parte perché c'è il rischio che mi distrugga il mezzo di trasporto. No, il cannone argentato non ce la faccio a farlo saltare. Però... Adesso è tutta un'altra cosa. Perché posso distruggere questo dalla distanza. Con i cloni non potete avvicinarvi. Cioè non so se ce la fanno a darvi una mano, perché ha una bella portata, quell'arma. E adesso posso far arrivare. Aia, che colpo! Posso far arrivare il camminatore ATTP. Andiamo. Adesso sì che si ragiona. A parte che ok, andata.
Scudo andato e adesso forse possiamo piazzare la bomba. Eccoci qua. Una bella X. Sganciate la bomba. Eccola. Boom. Li abbiamo fritti tutti. Tutti. Vediamo cos'è successo. Attenzione. Mamma mia. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Abbiamo risvegliato una creatura preistorica. Aia. Hai bisogno di un carro armato RX-200 per sottomettere lo Zillo Beast. Occhio perché ci sta lanciando addosso di tutto. Mamma mia. E quanti ne hai recuperati, accidenti. E... ok. Però mi chiedo una cosa. Dove lo recupero questo carro armato? Mamma mia, ci sta lanciando addosso di tutto. Fatemi vedere se ne trovo uno qua in giro. Perché? Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Forse ci siamo. Forse pian pianino, costruendo roba, magari riusciamo a sbloccarne altra. Supporto aereo. Forse mi devo avvicinare un po' di più. Ma non penso. Anche perché mi schiaccia con una mano se mi avvicino troppo. C'è un'altra area qua. Altro cannone. E altro cannone. Ciao, sparategli addosso, va. Eccolo qua, l'RX-200. Dobbiamo colpirlo al centro, vedete? Hai bisogno di più carri armati. Cloni. Dai. Quindi, ne facciamo arrivare un altro. Meno male che non costano tanto. Dai che ce la possiamo fare. Mirate nel punto giusto. Al cuore, mirate al cuore. Sì, forse ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Gli è andato un ciucciotto per tenerlo bravo. Vabbè, dai, missione neanche così impossibile, pensavo peggio. Lo stiamo portando via. Ah, è vero che forse lo volevano analizzare o qualcosa del genere? E invece poi lo liberiamo. Là in fondo c'è un biberon gigante. Ok, altro livello completato, molto molto semplice. Non mi aspettavo di affrontare tutte queste battaglie campali oggi.
Va bene ragazzi, eccoci tornati sull'astronave della Repubblica con il Capitano Rex e il Comandante Cody. Abbiamo sconfitto lo Zillow Beast e abbiamo completato la story mode di Asajj Ventress. Direi che possiamo terminare questo nuovo episodio qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi! Yeah.